A come Abbano Terme, comune tra i primi in Italia in ordine alfabetico, in provincia di Padova. È qui che nella cittadina bianco-scudata Marco Ercolessi ha mosso i suoi primi passi nel mondo del futsal. All'età di 16 anni veste la maglia del Petrarca nel massimo campionato italiano di calcio a 5. Una chiamata che lo formerà in tutto e per tutto. Ercolessi è stregato da questo sport. La prima figura di riferimento è Nando Grana, un totem del futsal nel mondo. Conoscenza che lo porterà alla conquista del primo scudo cucito sul petto alla corte del Marca Futsal. Era la stagione 2012-2013. Tra il 2012 e il 2015 arrivano alcune delle soddisfazioni più belle per Marco. Vince 3 scudetti con 3 squadre differenti. Il culmine arriva nel 2014, quando ad Anversa, in Belgio, si laurea campione d'Europa con la nazionale italiana di futsal. Nazionale che gli consegnerà sul braccio la fascia di capitano. Ercolessi è il numero 1 in presenza in azzurro, 117. È il primo calcettista non oriundo ad ottenere un risultato del genere. Non solo futsal per lui, nel 2011 conosce come un tiro scoccato nel 7 Sonia. Qualche anno dopo, Ercolessi segna il gol più bello della sua esistenza, sposa la sua compagna di vita. Calzettoni, scarpette e soprattutto sgroppate nel 2019 fanno posto a codice penale e civile. Ercolessi raggiunge l'ennesimo obiettivo ambizioso, consegue la laurea in scienze dei servizi giuridici in giurisprudenza. Ora l'avvocato del futsal è pronto per la nuova avventura con la Sandra Bate, ma guai a parlargli di scudetto. Sì, io su questo sono scaramantico, mi piace vedere partita per partita. Poi sicuramente no, è giusto creare anche delle aspettative importanti, visto la città, visto tutto quanto.